Ho sempre guardato con sospetto ai proverbi popolari, quei detti che ci insegnano cose ben prima che possiamo difenderci da quegli stessi insegnamenti e che poi producono persone come Povia o Di Maio, ma ce n'è uno che davvero ho sempre detestato ed è «chi si accontenta gode». No, non è vero e vi dico perché, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. L'abbiamo detto tante volte su Daily Cogito, noi istintivamente avversiamo il cambiamento, è una cosa spontanea che fatichiamo ad allontanare da noi stessi. L'abbiamo detto anche nel podcast di ieri, oggi vi spiego perché combatto questo istinto in ogni istante della mia vita e quali sono le conseguenze nell'assecondarlo. Perciò ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e no, chi si accontenta non gode, chi si accontenta si perde un pezzo importante della propria vita. E non accontentarsi non significa diventare degli avidi figli di puttana, significa avere consapevolezza che accontentarsi molto spesso ci danneggia enormemente. Perché accontentarsi ha delle conseguenze, assecondare l'avversione al cambiamento ha delle conseguenze molto molto delicate e io tutto quello che dirò l'ho provato sulla mia pelle, non vado a insegnarvi qualcosa soltanto per linee teoriche, no, parlo di cose che ho sentito, che ho vissuto anche recentemente e quello che cercherò di fare non è certo una generalizzazione né va preso come verità assoluta, è una serie di spunti, un ragionamento che spero possa farvi sperimentare a vostra volta qualcosa di proficuo. Quel che hai è abbastanza. Questa è una frase di Pocahontas. Non volere più di quello di cui hai bisogno. Una frase tratta da una canzone di Eddie Vedder nella colonna sonora di Into the Wild. E così via. Sono centinaia le narrazioni dell'accontentarsi, ovvero storie che ci vengono raccontate fin da piccoli, che cercano di introdurre in noi questa idea. Chi si accontenta gode. Puoi farti bastare quello che già hai, quello che già sei, non volere troppo. Questa narrazione è capillare e ci impregna fin da piccoli e dal mio punto di vista questa frugalità, peraltro frugale è una parola che in questi giorni tanti italiani hanno riscoperto grazie al caso Rutte, Conte, Unione Europea, ma ne parliamo sicuramente durante questa settimana, questa sorta di frugalità, questo voler essere minimalisti ma in un modo molto distorto, insomma è qualcosa che ci viene introiettato fin da piccoli. E molto spesso questo è danneggiante per la nostra vita perché va ad assecondare un qualcosa che già abbiamo dentro di noi ma che prende un aspetto assolutamente non proficuo. Attenzione però, devo dire una cosa importante, il senso di queste narrazioni, Pocahontas, Into the Wild e tutte quelle storie che ci dicono accontentati e godi, il senso di queste narrazioni è anche condivisibile. In effetti cercano di dirci non essere avido, non volere troppo, evita di diventare un vampiro economicamente, emotivamente, materialmente, cerca di non essere come il cattivo di Pocahontas che vuole tutto contro gli altri, cerca di non essere un avido costruttore di illusioni. Certo, è tutto molto molto condivisibile, anzi è una delle cose che io cerco di dire a me stesso in ogni giorno della mia vita. Abbi consapevolezza di quello che hai ed evita di basare la tua esistenza su quello che non hai, perché il contrario di questa cosa può danneggiarci altrettanto. E quindi il minimalismo, un'idea che spesso su Daily Cogito abbiamo espresso. Non basare la tua felicità sulle cose transitorie. Vi ricordate Epitteto, Seneca, Wick e via dicendo? È un'idea a me molto cara, quella del minimalismo, che attenzione però non significa come sei vai bene, non andare un po' più in là del passo che hai appena fatto, come Sanvise Gamgee, come se dovendo valicare i confini della contea Frodo gli avesse detto no vabbè Sam, stai fermo lì, accontentati della tua terra. No, invece la spinta esplorativa è importantissima per la maturazione, via dicendo, ma quella spinta esplorativa non significa necessariamente avidità, sopruso, vampirismo. Ecco, questa è un'idea che invece spesso viene emanata da queste storie
che ci fanno dimenticare il vero senso del minimalismo e ve lo ripeto, non basare la tua felicità sulle cose transitorie e per quante cose tu possa avere, conquistare, possedere, essere, cerca di basare la tua serenità su qualcosa che sia durevole e non qualcosa che puoi perdere dall'oggi al domani. Questo è un ottimo modo per vedere un film come Into the Wild, per esempio, che purtroppo è stato preso invece, un giorno ve ne parlerò, come l'inno anticonsumista. L'inno anti... No, una cosa buona di Super Trump è che non ha mai voluto dire a nessuno, guarda, dovresti fare come me. No, lui ha detto... A me sta roba non piace, me ne vado. Perfetto, giusto, con tutte le conseguenze che poi ciò ha portato. Ma sto divagando. C'è un problema sul minimalismo vissuto in modo un po' superficiale. E quel problema si scatena quando il minimalismo incontra l'avversione al cambiamento. Ecco che lì tutto viene distorto. Sapete perché? Perché diventa la scusa buona per stare immobili, per non fare più quel passo che Sanvise Gamgee deve fare per valicare i confini della contea. In realtà il minimalismo è anzi un pensiero che cerca di aiutarci a selezionare i cambiamenti, ma molto spesso viene venduto in modo diverso. Il minimalismo diventa accontentati di quello che sei e di quello che hai. Ora, dovete capire una cosa, che la nostra psiche, che è ancora la psiche delle scimmie inserite in un contesto geografico selvaggio come la giungla, la nostra psiche, che si è evoluta molto più lentamente rispetto ai nostri mezzi, alla nostra società, alle nostre politiche, al nostro linguaggio, la nostra psiche, quella stronza, non aspetta nient'altro che sentirsi dire accontentati di quello che sei, accontentati di quello che hai, poiché la traduce in un'idea sbagliata, ma molto comoda, molto confortevole, e quell'idea recita più o meno così: non correre mai il rischio di cambiare qualcosa. Questo però non è accontentarsi, questo è barricarsi, questo è difendersi, e la nostra psiche non vede l'ora che qualcuno le permetta di dirsi quella cosa sbagliata. Ed è sbagliata perché questa idea alimenta la paura di perdere ciò che abbiamo conquistato, anche quando questo è poco e misero. Attenzione, quello che conquistiamo, le cose transitorie della vita, le ricchezze, le relazioni, i bei vestiti, le storie, tutto quello che ci transita intorno è sempre costitutivamente transitorio, quindi è poco ed è misero. E quel poco che hai conquistato sarà sempre poco e misero, anche per la persona più ricca del mondo, anche per quella che ha il guardaroba più vasto, è sempre poco e misero, perché è una pochezza e una miseria non quantitativa, ma qualitativa, è poco e misero in quanto transitorio. E se tu basi la tua felicità, serenità, il tuo amor proprio su quelle cose, allora il tuo amor proprio transiterà insieme a loro. Ma ciò che ci impedisce di valutare quello che potremmo conquistare, se solo non sopravvalutassimo quel che abbiamo, è proprio quell'idea, quella paura, che ci dice fermati, va bene quello che sei e abbi paura di quello che potresti diventare perché è insicuro. Ora, sappiate che l'avversione al rischio è un concetto insito nella nostra storia biologica. Eh sì, perché il rischio è una cosa che ci destabilizza enormemente. Noi siamo creature fragili, siamo proprio dei miserabili se confrontati alle altre creature, certo magari non al bradipo, ma se ci prendiamo altre creature che sono convissute nell'ambito del mondo selvaggio con noi per centinaia di migliaia di anni, beh, capite che rispetto a anche nostri simili, altri primati, noi siamo veramente, veramente ridicoli. Quindi siamo creature fragili, e le creature fragili sono più sicure se iperreagiscono di fronte al pericolo percepito. Questo è molto importante. L'iperreazione di fronte a ciò che percepiamo in quanto pericolo è una cosa che ci contraddistingue, e noi lo vediamo ogni giorno sui media, sui social network. Quando percepiamo un pericolo siamo propensi a darcela a gambe, a iperreagire, a difenderci in modo esorbitante. Perché questo? Perché siamo fragili ed è meglio scappare di fronte al rischio di essere mangiati vivi. Quando sentiamo un rumorino nella foresta,
è meglio presupporre che quel rumorino sia un pericolo mortale e quindi darsi la gambe, rispetto ad aspettare un secondo in più e dirsi, beh, magari però non è un pericolo mortale, magari quel rumorino è il postino, oppure una bella ragazza che sta venendo a trovarmi, e magari poi no, magari quella cosa è veramente un pericolo mortale e noi ci lasciamo le penne. Capite bene quindi che noi siamo propensi a iperreagire, e questo è insito nella nostra biologia, e noi dobbiamo sempre renderci conto di questo, ogni qualvolta ci comportiamo, ogni qualvolta siamo in una relazione con qualcuno, perché spesso ci capita di perdere concezione di questa iperreattività insita nella biologia e magari iperreagiamo, ma non ce ne accorgiamo, oppure non vogliamo accorgercene, e creando dei danni magari che potevano essere tranquillamente riparati facendo un passo indietro, fermandosi, perché, ripeto, non siamo più nella giungla, la vita è cambiata, siamo fra quattro mura, siamo in una società civile, l'iperreazione va combattuta perché è una cosa che ci trasciniamo da tempi antichi e che oggi spesso non funziona più. Ora, l'idea di accontentarsi di ciò che si è o di ciò che si possiede colpisce molto a fondo in questa radice e asseconda un istinto, e quell'istinto si tramuta in un'idea molto suadente. Tieniti stretto ciò che sei anche se lo detesti. Tieniti stretto quello che hai anche se non lo senti tuo. E questo è deleterio, perché la conseguenza è forse una delle peggiori che una creatura razionale possa contemplare nella propria vita. La conseguenza è l'incapacità totale di valutare razionalmente ciò che sono e ciò che possiedo, ciò che mi circonda, in relazione a tutto quello che potrei diventare o guadagnare se solo la smettessi di accontentarmi, di difendermi, di avversare il cambiamento, di assecondare quell'istinto. Io sono qualcosa, ho qualcosa, quelle cose sono sempre transitorie, quindi miserevoli, io voglio mantenermi in quello stato, con quelle cose, per paura dell'incertezza del futuro, del possibile cambiamento, e quindi continuo ad accontentarmi, a difendermi, raccontandomi la storiella in realtà di essere frugale, mite, stoico. No, sono puttanate, non è così, in realtà hai solo una paura fottuta. Il mio presente sarà sempre un po' più confortevole rispetto all'incertezza di un cambiamento futuro, ma non è questo il motivo buono per non aprirsi a quel futuro. Ma infatti ancora più del presente, cosa ci mette in una zona di comfort? Il passato. Addirittura noi ci leghiamo a quello che c'era ieri e che, essendo stato perduto sulla base di cose molto spesso che non abbiamo deciso e determinato volontariamente, ecco che diventa la scusa buona per detestare il futuro. E quante volte l'abbiamo visto, e anche di questo abbiamo parlato alcune altre volte qui su Daily Cogito, anche con Boldrin, questo è un sentimento molto molto radicato. E aggiungo che negli ultimi decenni decine e decine di esperimenti hanno mostrato che spesso l'individuo tende ad adeguarsi a un guadagno minimo e certo rispetto ad un futuro guadagno enorme ma incerto. E attenzione, fino a che uno dice, vabbè, ma magari se mi apro al guadagno enorme e incerto rischio di perdere tantissimo. No, questa tendenza si moltiplica quando si aggiunge la paura di perdere anche solo pochissimo di quel che si ha, ma è presente anche quando c'è la certezza di non perdere quello che si ha. Quindi si preferisce mantenersi rispetto ad aprirsi a un possibile guadagno incerto che magari ci porterebbe soltanto a spendere energie, a prenderci rischi minimi, pur di mantenerci nello stato in cui siamo. E si accetta un guadagno minimo, mediocre, assolutamente non significativo. E questo è un problema, perché questo poi si traduce nella nostra vita in aspetti che quando ne parli in modo astratto fanno ridere, ma che molte persone vivono concretamente. Per esempio, un lavoro che odio ma che mi dà certezza e che non cambio in virtù di una proposta allettante ma rischiosa, una proposta che mi aprirebbe a una serie di discorsi, novità che magari non riesco veramente a interpretare così su due piedi, ma che valorizzerebbe non solo il mio talento e le mie capacità, ma magari anche i miei sogni, magari è il lavoro che vorrei fare. Ma non volendo mettermi nei panni di qualcuno che si prende quel rischio e che magari potrebbe fallire, mi tengo stretto quello che ho per i prossimi 40 anni.
rendendomi così infelice, oppure una compagnia di amici che non mi piace, che non è interessata a valorizzarmi, che non sa veramente chi sono e che non condivide quasi nulla dei miei interessi, ma che io non lascio andare per paura di restare da solo. Quanti sono gli esempi che possiamo aggiungere? Mille e più. Esempi che ci dimostrano come noi spesso, di fronte al guadagno possibile, ma rischioso, anche in minima parte, preferiamo conservarci nello status attuale, per quanto quello status sia miserabile e infelice. Questo spesso avviene, attenzione perché io conosco le obiezioni, avviene anche senza quei vincoli che a volte impediscono di compiere certe scelte. L'esempio su tutti, il padre di famiglia che fa il lavoro che odia, ma avendo due figli e un mutuo, non può decidere di cambiarlo così su due piedi, e ci mancherebbe, ci sono quei vincoli. Ma io cerco di ragionare anche astrattamente in questo caso, e far capire che molto spesso si arriva anche a quelle situazioni vincolate perché quando i vincoli non c'erano, non si è fatto nulla per fare un passo in più, ci si è conservati. Quindi attenzione, perché questo pensiero del minimalismo distorto spesso ci porta all'interno di quelle gabbie da cui poi effettivamente non possiamo più uscire, ed è un lavoro importante della mente dire: ok, posso fare qualcosa? Ho ancora qualche via d'uscita? Ci si accontenta, ma in realtà si costruisce la propria infelicità, fino a che l'infelicità non diventa una gabbia, e allora lì sì, uno rimpiangerà per sempre il fatto di non averci provato quando ne aveva la possibilità. Io credo che sia fondamentale evitare di trasformare il proprio presente in un idolo da conservare. E perciò, se c'è una cosa che la filosofia mi ha insegnato, e non solo, è anche la letteratura, l'arte, la creatività, insomma un po' tutto quello che amo, se c'è qualcosa che queste cose mi hanno insegnato è il distacco da quello che io sono e possiedo in un dato momento della mia vita. C'è un modo fantastico per arrivare a questo, io ve lo do come consiglio, è circondarsi di persone amiche e critiche. Ricordatevi sempre che i veri amici sono quelli che non ti diranno mai accontentati perché godi. No, i veri amici sono quelli che, riconoscendo quello che sei oggi, vedono in te quello che potresti diventare domani e ti aiutano a raggiungere quel traguardo attraverso una critica posta, ovviamente in modo amichevole e non malvagio. Però è fondamentale che ci sia una spinta autonoma, cioè devo evitare di assecondare quegli istinti. Anche perché, sapete una cosa, adesso vi do la conclusione di questo ragionamento che per me è fondamentale, nella stragrande maggioranza dei casi io metterò a repentaglio cose poco importanti e di scarso valore che l'emotività e la paura di fallire e di perdere ingigantisce a dismisura, perché quello che io sono, l'immagine che io sono oggi è ingigantita dalla paura, dall'emotività e dalla necessità di sopravvivere, ok? Quindi metterò a repentaglio cose poco importanti e di scarso valore, o perlomeno transitorie, per aprirmi a un guadagno prima impensabile. Anche solo imparare a correre certi rischi ti fa capire un po' meglio chi sei, cosa vuoi, cosa puoi fare di te stesso e della tua vita. E già questo è un guadagno enorme. Aprirsi a quello che potrei diventare domani senza troppa paura dei rischi e delle conseguenze, quando ancora ho la libertà, ho le opzioni di cavalcare un cambiamento, è ciò che ogni creatura razionale dovrebbe porsi come obiettivo nella vita, e rendendosi conto che quel percorso non finirà mai veramente, e quindi essendo sempre disposto a rivedere qualsiasi suo presente. Chi si accontenta gode è una grandissima cazzata, e nessuno deve convincerti della verità di quelle parole stupide. Spero in questa puntata di aver portato qualche ragionamento, qualche esempio utile che magari metta in crisi alcuni sistemi di valori e di interpretazioni personali di alcuni di voi, e quindi spero come sempre di essere stato utile. Tutto quello che ho detto fa parte anche della mia esperienza, tutto quello che ho detto è qualcosa che io ho vissuto, quindi insomma credo che sia importante ogni tanto parlare anche di quei pensieri che ti hanno permesso di arrivare a qualcosa di buono.
e pur in mezzo alle difficoltà, ai fallimenti, ai rischi, a volte troppo grossi, perché a volte poi si fraintendono anche i rischi, e magari un giorno parliamo anche di quello, la troppa propensione al rischio che ci fa fare il classico passo più lungo della gamba. Anche quello però è un detto, un proverbio popolare che non va preso troppo alla lettera. Grazie per avermi ascoltato fino in fondo, io vi ringrazio, condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito a quante più persone possibile e noi ci risentiamo come sempre nella puntata di domani. Buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.